personale dell'aliquota radiomobile della compagnia di Vico del Gargano. Cameriere con il vizio di spacciare per arrotondare. E quanto scoperto dai carabinieri di Vico del Gargano e di San Giovanni Rotondo, che hanno arrestato un giovane di 23 anni, Igor Turi, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, residente nel centro di San Pio e cameriere in un ristorante di San Menaio, è stato fermato ieri nel corso di un controllo a bordo della sua auto, un Opel Corsa. Durante la perquisizione, nell'automobile, gli investigatori hanno trovato 5 grammi di hashish e mezzo panetto della stessa sostanza stupefacente per altri 50 grammi. Dentro il suo zaino, invece, sono stati trovati altri 18 grammi di marijuana. Nel vano portaoggetti del veicolo vi erano 35 euro in banconote di vario taglio e ritenuti provento dell'attività di spaccio. Durante il fermo, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dove l'indagato vive con la famiglia. Così nella sua stanza i militari hanno trovato e sequestrato 550 grammi di marijuana contenuti in una busta bianca termosigillata. 150 grammi di hashish suddiviso in due panetti, il tutto in materiale per confezionare la sostanza stupefacente, e 3.200 euro in banconote di vario taglio ritenuto provento dell'attività di spaccio. Inoltre sono stati trovati anche 3 blocconote a quadretti sui quali erano riportati i nomi di persone scritti in forma abbreviata di fianco, ad ognuno dei quali vi erano cifre in denaro. Secondo le prime informazioni, il valore della droga sequestrata ammonterebbe a circa 20.000 euro.